inflazione in regione regge, ma preoccupa il calo dell'industria. Il presidente Fedriga propone un tavolo nazionale per aumentare i salari. Maxi furto in un appartamento in via Giulia, rubati monili in oro per un valore di 40.000 euro. Le piogge degli ultimi giorni hanno determinato e risvegliato fronti franosi in Carnia, sopralluogo di Riccardi in elicottero. Sono partiti a sorpresa i lavori di abbattimento dell'ex comprensorio Pavan, ruspe in funzione già di prima mattina. È mancato all'età di 96 anni Marco Felluga, considerato il patriarca della viticoltura del Friuli Venezia Giulia, fu il primo a credere nelle potenzialità della nostra regione. Timidi miglioramenti per i traffici in transito nel Mar Rosso verso il canale di Suez. Antonio Maneschi resta cauto, pesano i ritardi nelle conseguenze e i costi alti. Dopo il giorno di riposo concesso ieri, la squadra è tornata ad allenarsi al Bruseschi. Contro l'Inter non ci sarà Lucca, Scalpita, Success. Buonasera e bentrovati all'edizione regionale del nostro telegiornale. In apertura l'analisi sul mondo del lavoro in Friuli Venezia Giulia, che tiene anche se il numero di occupati fa registrare un lieve calo. Regione impegnata sul fronte del contrasto al precariato. Dopo l'aumento record registrato nel 2022, l'anno scorso l'occupazione in regione ha retto, facendo registrare solo una lieve flessione dello 0,1%, ovvero circa 600 lavoratori occupati in meno su un totale di circa 520.000. È uno dei dati Istat più significativi per il mercato del lavoro in una regione come la nostra, molto esposta a ciò che avviene all'estero. Questo risultato arriva dopo una crescita molto forte tra il 2021 e 2022. Diciamo che il Friuli Venezia Giulia paga un pochino di più rispetto alle altre regioni delle difficoltà sul campo delle esportazioni, e anche attualmente ha un'economia che è incerta a causa delle guerre. Ecco, quali sono i settori che mostrano maggiormente segnali di crisi da questo punto di vista? Come abbiamo evidenziato anche recentemente, è l'industria che ha più problemi, diciamo così. C'è una riduzione significativa, intorno al 9% dell'occupazione nell'industria. È preoccupante perché, per diversi motivi, innanzitutto perché ha un indotto anche sui servizi che è notevole, perché sono occupati uno su quattro, e tra i maschi uno su tre. L'assessore Alessia Rosolena ha messo in evidenza dati positivi come l'aumento dell'occupazione a tempo indeterminato e di quella femminile, sottolineando la necessità di proseguire e intensificare il lavoro per contrastare il precariato. I dati positivi sono sicuramente l'aumento dell'occupazione a tempo indeterminato e l'aumento dell'occupazione femminile. Sono due aspetti su cui, sia con le politiche attive del lavoro fatte di formazione ma fatte anche di incentivi alle aziende per le assunzioni, sia con tutte le politiche di welfare territoriale che riguardano i temi della conciliazione, dell'accesso al lavoro delle donne, e le politiche attive legate soprattutto ai giovani e alle donne, quindi all'aumento del periodo di tempo determinato all'interno del mercato del lavoro, abbiamo ottenuto delle risposte. E a margine della conferenza di presentazione dei dati annuali regionali sul mercato del lavoro, il presidente Massimiliano Fedriga ha parlato della necessità di istituire a livello nazionale un tavolo per aumentare i salari dei lavoratori. Beh, tanto noi dobbiamo sottolineare che abbiamo un mercato del lavoro molto positivo, con numeri penso da record per quanto riguarda l'occupazione. Dobbiamo continuare a lavorare, perché invece quello che ci preoccupa sono il lavoro stabile, che deve ovviamente aumentare, perché questo dà prospettiva anche, penso, per i giovani di costruire una famiglia, avere appunto un futuro programmato e programmabile, e su questo lavoro importante. Poi, se devo sottolineare una cosa che non riguarda il Friuli Venezia Giulia ma a livello nazionale, io credo che finalmente dovremo aprire un tavolo sulla capacità di aumentare i salari. Noi siamo il paese in Europa che ha avuto il minor aumento negli ultimi 20 anni,
e quindi su questo, insieme alle categorie economiche, perché non bisogna mettere in campo delle misure diciamo shock che rischiano a quel punto di penalizzare l'offerta occupazionale, ma insieme alle parti datoriali, insieme a un impegno pubblico, insieme alle parti ovviamente anche di rappresentanza dei lavoratori, ipotizzare un libro bianco sui salari per capire come in prospettiva, anche in più anni, perché non penso che sia una soluzione che si risolva in poco tempo, però prendere quella curva che ha caratterizzato molti dei paesi europei. E lo farete come conferenza delle regioni? Non so, su questo ovviamente non abbiamo competenze dirette su questo come conferenza delle regioni, io penso che noi potremmo avere uno scopo propulsivo, ma non abbiamo purtroppo in mano le redini per decidere, però penso che una riflessione che in generale dobbiamo porci come sistema paese. Ed ora la cronaca con un maxi furto avvenuto in un appartamento in via Giulia a Trieste, rubati monili in oro per un valore di 40.000 euro. Si sono introdotti nell'appartamento i piani alti dello stabile al civico 19 di via Giulia e hanno portato via tutto, un bottino eccellente, 40.000 euro in monili d'oro. È l'ennesimo colpo in pieno centro a Trieste. Una coppia di coniugi al rientro dalle vacanze pasquali ha trovato l'amara sorpresa. Ieri mattina, appena rientrati in casa, marito e moglie hanno visto le stanze messe a soqquadro, la cassaforte aperta, l'oro non c'era più. Subito è scattata la denuncia alla Polizia di Stato. Sull'episodio indaga la squadra mobile. I ladri evidentemente sapevano di andare a colpo sicuro, hanno studiato le abitudini delle vittime. La porta dell'appartamento era blindata, ma i professionisti del furto non hanno avuto problemi a forzare l'ingresso. Una volta dentro l'abitazione sono riusciti a trovare le chiavi della cassaforte. Fari puntati sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli investigatori procederanno anche con l'interrogazione di possibili testimoni che possono aver notato movimenti sospetti nei pressi dell'appartamento. Una zona piuttosto trafficata, quella di via Giulia, vicino al giardino pubblico, un'area già sotto sorveglianza speciale a causa dei tanti episodi di violenza in città. Restiamo a Trieste. Verrà denunciato il cittadino georgiano che ieri, nel tardo pomeriggio, ha coltellato un trentenne senegalese per futili motivi. Sembra inarrestabile la scia di violenza a Trieste. Non è in pericolo di vita, ma ha perso molto sangue il cittadino trentenne di origine senegalese che ieri, nel tardo pomeriggio, è stato accoltellato da un georgiano. La ferita alla spalla ha comunque reso necessarie delle rapide cure al pronto soccorso di Cattinara. L'aggressore, invece, è già stato individuato dai carabinieri e verrà denunciato. È l'ennesima aggressione con coltello nel capoluogo regionale. Tutto è iniziato in piazza dell'ospitale alle 18.30. Secondo una prima ricostruzione, il senegalese avrebbe rivolto apprezzamenti alla compagna di un cittadino georgiano, di cui la lite tra i due è rapidamente degenerata. Il georgiano ha estratto un coltello e ha pugnalato il trentenne alla spalla, una ferita brutta e profonda, ma la vittima è riuscita a fuggire, raggiungendo via Carducci, dove ha trovato riparo nel tunnel che porta a una delle entrate del negozio Douglas. Sul posto è giunta l'ambulanza del 118 per le prime cure al cittadino senegalese, poi il viaggio verso l'ospedale. Intanto i carabinieri avevano già individuato l'aggressore, portandolo via in evidenza stato di alterazione alcolica. Non si contano più gli episodi che avvengono in pieno centro, tra risse, accoltellamenti, rapine a mano armata, furti e spaccate ai negozi. Per non parlare dei ladri che entrano in casa delle persone, spesso in pieno giorno, dopo aver studiato le abitudini delle vittime. Un problema che riguarda tutta Trieste, dal centro alla periferia. Dall'inizio del 2024 sono decine gli episodi degni di nota che hanno spaventato la popolazione di Trieste. E ora torniamo sulla valanga di ieri a Misurina. È stata dimessa dal pronto soccorso dell'ospedale di Belluno e ha potuto far rientro a Forni a Voltri la biatleta di 15 anni che ieri mattina è stata travolta da una slavina. La procura di Belluno potrebbe aprire un fascicolo per stabilire se vi siano o meno responsabilità relativa alla valanga che martedì si è staccata da Forcella della Neve nel comprensorio dei Cadini di Misurina. La cosa sta filmando. Non vogliamo disturbare nessuno, stiamo solo facendo il nostro lavoro. Se non è che... Sono state ore concitate quelle vissute a Misurina nell'area di sosta fra l'omonimo lago e il bacino d'Antorno sul tragitto per le tre cime di Lavaredo. Lì, un'ora dopo circa il distacco della valanga, il pulmino del centro internazionale di biathlon di Forni a Voltri ha acceso il motore e ha lasciato il parcheggio per fare rientro
rientro al Carnia Arena, 20 minuti di macchina da San Pietro di Cadore. Via, lontano dalle telecamere, per non esporre ulteriore stress la comitiva di giovani biatleti del gruppo sportivo Montecoglianza che in mattinata erano partiti per un'escursione di sci alpinismo a Forcella della Neve a circa 2.400 metri di quota. La slavina si è staccata all'improvviso attorno a mezzogiorno e si è temuto il peggio. Parzialmente investito dalla slavina, uno sci alpinista emerso dalla coltre, dal busto in su, illeso, mentre la massa di neve ha travolto un atleta di 15 anni trascinandola per una sessantina di metri nel canale. Per 5 minuti la giovane è rimasta sepolta sotto un metro di neve, ma grazie all'ARTVA è stata individuata e messa in salvo da due sottufficiali del soccorso alpino delle Fiamme Gialle di Auronzo, che hanno riferito di trovarsi poco distante dal gruppo in addestramento. E mentre stavamo arrivando su in Forcella abbiamo assistito a questo distacco della meringa sommitale che c'era in Forcella, che ha travolto due scialpinisti. La ragazza è stata dimessa dal San Martino già in serata e ha potuto fare ritorno a casa. Gli angeli esistono, frase e meme hanno fatto in men che non si dica il giro dei social, e oggi i nomi dei due finanzieri. Con Cristiano Romanin, comandante della tenenza di Auronzo, c'era anche Enrico Tac, che è direttore tecnico della squadra di biathlon del comitato regionale Fisi Friuli Venezia Giulia. I loro nomi compaiono già nell'elenco delle segnalazioni per le benemerenze ufficiali all'attenzione del comandante provinciale della Guardia di Finanza Dario Guarino. Plauso del presidente della regione Luca Zaia agli uomini del soccorso alpino e dell'elisoccorso SUEM 118 di Pieve di Cadore. Il suo appello in questa coda di stagione invernale sulle nostre montagne è un invito alla prudenza, all'accortezza e al rispetto delle regole fondamentali per la sicurezza di tutti, afferma Zaia, degli sportivi, delle altre persone e dei soccorritori chiamati a rimediare alla spregiudicatezza o impreparazione altrui nei pericoli. E dalla valanga di Misurina alle frane in Carnia. Se ne sono verificate diverse negli ultimi giorni a causa del maltempo. Oggi il sopralluogo in elicottero dell'assessore Riccardi. Abbiamo visto che da un anno all'altro abbiamo avuto un più 30% di precipitazioni, quindi è evidente che maggiore acqua determina situazioni di fragilità del territorio come quella che abbiamo incontrato. Il maltempo degli ultimi giorni ha determinato o risvegliato diverse frane in Carnia. L'ultimo evento, in ordine cronologico, riguarda lo scostamento del terreno rilevato dai sensori che controllano la frana di Cazzaso. Evento che ha portato il sindaco Vicentini a emettere l'ordinanza per la chiusura della strada tra Cazzaso e Fusea. È stato proprio questo uno dei territori sorvolati dall'assessore Riccardi nel suo sopralluogo utile a stabilire gli interventi di ripristino. Il monitoraggio della frana di Cazzaso in comune di Tolmezzo, che è nato di quegli elementi che da tempo teniamo in considerazione e che ha avuto dei movimenti importanti, quindi anche quello è un altro elemento che teniamo sotto controllo. Sorvolate anche le aree dei comuni di Amaro, dopo la caduta di massi sull'autostrada A23 nel giorno di Pasquetta, e di Treppo Ligosullo, frana di 2.000 metri cubi, fortunatamente su una strada piuttosto isolata. E la frana Ligosullo, che è impegnativa, parliamo di 2.000 metri cubi, quindi sicuramente ha interrotto una strada, fortunatamente una strada non frequentata, e quindi avremo più tempo per sistemarla. Bisogna rimuovere quel fronte e ricostruirlo, metterlo in sicurezza. Abbiamo visto il ripristino di quella che è stata la frana che ha colpito, ha interrotto l'autostrada 23. Anche lì le condizioni di ripristino sono garantite, il problema adesso è capire in che modo tenere monitorato l'eventuale intervento necessario, che comunque in parte è già stato completato. E proprio a proposito della 23, dal tavolo effettuato in prefettura con gli enti coinvolti, è stato stabilito che la riapertura della carreggiata sud dovrà avvenire entro il 25 aprile. Siamo all'uscita autostradale Carnia-Tolmezzo, il tratto interessato dalla frana che ha coinvolto la 23 nella giornata di Pasquetta, una frana che è stata subito affrontata nella rimessa in sicurezza del tratto stradale. Una delle due carreggiate però resterà chiusa, vale a dire la carreggiata che porta proprio da Tarvisio a Udine. Ci sarà un senso alternato, però ovvio che i disguidi sono stati tanti. Abbiamo cercato di sondare un po' il terreno con le stazioni di servizio,
che non hanno voluto parlare, ma insomma ci hanno fatto capire come chiaramente il danno nel giorno di Pasquetta sia stato sensibile, non altrettanto nei giorni successivi, perché comunque è un tratto autostradale spesso soggetto a cantieri. Come detto, la messa in sicurezza con Autostrade per l'Italia, che ha messo a disposizione anche un elicottero per portare via il masso caduto, che infatti non si vede già più nella carreggiata in questione, e per portare via anche tutti i detriti, però va rimesso tutto in sicurezza. C'è stato un tavolo in prefettura nella giornata di ieri, di martedì, in cui è stato stabilito che il cronoprogramma sarà di una ventina di giorni. Tra l'altro, al tavolo si è anche deciso di aggiornare i piani di rischio dell'area, che erano stati realizzati addirittura 40 anni fa, comunque dopo il terremoto del 76. Si punta però a riaprire il tratto autostradale, che tra l'altro resterà chiuso dalle 22 alle 24 proprio per tutti e due i sensi di marcia. Quest'oggi si punta a riaprire completamente questo tratto autostradale prima del 25 aprile, perché ci sarà un doppio ponte, perché è una strada utilizzatissima, evidentemente, dagli austriaci che arrivano da oltre confine e si spostano al mare, che quindi sarà molto molto importante avere per un'affluenza che si preannuncia massiccia e che quindi avrà bisogno della strada interamente aperta. Disguidi, come detto, ci sono stati, ma sono stati affrontati molto bene, con la situazione in via di risoluzione, come detto, termine perentorio prima del 25 aprile. È morto ieri, martedì 2 aprile, nella sua casa di Gradisca di Sonzo, all'età di 96 anni, Marco Felluga. Considerato il patriarca dei produttori di vino del Friuli Venezia Giulia, fu il primo a credere nelle potenzialità della nostra regione. Nato nel 1927, ha costituito insieme al fratello Livio il binomio pioniere della viticoltura del Coglio. Presidente del consorzio per due mandati, dal 1956 fondò la sua prima azienda, la Marco Felluga a Gradisca di Sonzo, che in breve tempo divenne un punto di riferimento per il territorio. Nel 1968 l'acquisizione di Russiz Superiore, azienda con vigneti sulle colline del Coglio che guardano alla Slovenia. Un incendio è divampato la scorsa notte all'interno della chiesa della frazione di Pozzo, comune di San Giorgio della Richinvelda. Ingenti i danni, che si sommano a quelli morali di una comunità fortemente legata al proprio luogo di fede. Si è accorta di fatto la custode, la signora che ogni giorno apre la chiesa. Nel momento in cui ha aperto la porta, ovviamente è stata invasa da quella che era una coltre di fumo nero, che ha ovviamente rovinato anche tutto quello che è l'arredo interno della chiesa e gli altari e tutto quello che è presente all'interno della chiesa, insomma. Pozzo, frazione di 290 anime in comune di San Giorgio della Richinvelda. Una comunità che si è risvegliata sotto shock per aver visto andare a fuoco un luogo di riferimento per cittadini e fedeli, la chiesa di Sant'Urbano e Santa Sabina. Sono accorsi in tanti stamattina all'arrivo dei vigili del fuoco. Però verso le 9:30, quando ovviamente le sirene dei vigili del fuoco hanno, insomma, così si sono fatte sentire nella comunità, tutte le persone, soprattutto le persone anziane, insomma, si sono radunate all'esterno della chiesa, e una delle prime immagini sacre che è uscita dalla chiesa è ovviamente la croce con il Cristo che si è parzialmente salvato, insomma. I danni sono ingenti, hanno operato per tutto il giorno i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento e del comando provinciale di Pordenone. Il loro intervento tempestivo avrebbe scongiurato situazioni più gravi. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe divampato per cause accidentali. Ma è che pare, da quanto stanno apprendendo i vigili del fuoco, che non si tratta di un incendio doloso, ma purtroppo di un lumino che probabilmente possa essere andato a fuoco, eventualmente di un cortocircuito. Stanno ovviamente facendo ancora tutti i rilievi del caso, di fatto però la chiesa è inagibile, e quindi attualmente, insomma, ci stiamo attivando con quella che è la parrocchia, con il parroco, insomma, anche per trovare un'alternativa, insomma, per allestire un luogo temporaneo, insomma, che potrebbe essere individuato anche in qualche luogo di proprietà comunale, insomma. Sono partiti a sorpresa i lavori di abbattimento dell'ex Pavan a Trieste. La
La ruspa all'opera. Uno squarcio si apre nel muro dell'ex comprensorio Pavan. I lavori di abbattimento sono iniziati. Se tutto dovesse rientrare nelle tempistiche, l'edificio sarà raso al suolo entro domani sera. Polizia e carabinieri sul posto questa mattina, fin dalle 7. Operai al lavoro per l'abbattimento che doveva partire ieri. La protesta è andata in scena in via Frausina, che ha visto Federico issarsi in cima alla gru per impedire l'inizio dei lavori, ha avuto l'effetto di far ritardare la messa in moto dei macchinari di un giorno. Sul posto anche alcuni residenti di San Giacomo, contrari all'abbattimento, si sono sentiti traditi dopo le promesse di un incontro ricevute ieri. Devono dire gli altri come fare il vostro lavoro! Purtroppo dobbiamo constatare che, malgrado le buone parole con cui ci avevano lasciato ieri mattina, con l'impegno dell'incontro con la presidente della nostra circoscrizione, dell'incontro con il rappresentante del comitato di cittadini di San Giacomo, con il quale avremmo dovuto aprire una trattativa per capire quelle che potevano essere delle soluzioni anche alternative, questa mattina invece ci siamo svegliati col polverone. Come vi sentite da questo punto di vista? Come mi sento io? Io mi sento veramente arrabbiato e disgustato. Una residente di via Frausina, che abita di fianco all'ex Pavan, quasi in lacrime ha manifestato la sua contrarietà ai lavori. Quello che il progetto che c'era per Campo Libero era quello di fare un'aggregazione culturale di associazione per i bambini, per gli anziani, ribadisco, e non una colata di cemento che bisogna pagare una retta, tutto per privatizzare. Mi scusate, ma sono arrabbiata. Molto e delusa. Infine il commento del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, raggiunto dalla troupe di Tele4. Abbiamo 4 milioni, facciamo una palestra di basket, una palestra di pallavolo. Ma dico, per i giovani, lo sport non è tutto, è importantissimo. Giocare, facciamoli fare sport, educhiamoli bene. Io la vedo così, 4 milioni di euro abbiamo portato a casa. E loro dicono, alcuni cittadini, ci aspettavamo questo incontro con il comune e poi quasi a tradimento, ecco, che partono i lavori, si sono sentiti un po' traditi. Ecco. Sì, dopo 4 anni che stiamo lavorando su quel progetto è a tradimento oggi. Cioè dopo quattro anni che abbiamo progetto, approvazione, PNR, ma dico 4 anni che lavoriamo su questa cosa, mica un giorno, e si sentono traditi di cosa? Perché la buttiamo giù? Timidi miglioramenti per quanto riguarda i traffici delle navi merci in transito nel Mar Rosso e verso il canale di Suez. Dopo un inizio d'anno di notevoli difficoltà logistiche ed economiche, la situazione dei traffici marittimi verso l'Europa sta dando segni di miglioramento. Gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso e il conseguente dirottamento di molte navi che hanno scelto di circumnavigare l'Africa per evitare di essere coinvolte nella situazione di tensione imboccando la rotta verso il canale di Suez sono ancora nel vivo e a risentirne, come riferisce Antonio Maneschi, leader del gruppo Maneschi, sono i consumatori finali. Se lei considera che il 15% del traffico mondiale marittimo passa da Suez e il 30% di quello container passa da Suez, è chiaro che un effetto c'è. Tutto questo purtroppo porta degli aumenti dei costi che poi alla fine si riverberano sui consumatori. In un momento in cui c'è una spinta inflattiva ancora abbastanza forte, e questo lo si vede anche dai tassi. E oltretutto, se andiamo a vedere gli indici di fiducia dei consumatori, sono circa il 15% più bassi della media europea negli ultimi anni, è chiaro che un aumento dei costi, anche quelli del trasporto marittimo, non aiuta i consumi. Di concerto a ritardi nelle consegne, aumento di costi e diverse strategie commerciali, Maneschi solleva un ulteriore aspetto, ovvero quello ambientale. Più tempo di percorrenza equivale a maggiori emissioni e consumi di carburante. Avendo aumentato di così tanti giorni la navigazione, proprio in un momento in cui tramite tutta una serie di politiche europee ma anche internazionali si sta cercando di perseguire sostanziale decarbonizzazione dei trasporti, e questo invece allungando il viaggio è logica che purtroppo si impatta negativamente sull'ambiente.
È ripresa l'attività in casa Udinese dopo il giorno libero concesso ieri alla squadra dopo la gara contro il Sassuolo. All'orizzonte c'è la sfida contro l'Inter lunedì e Cioffi dovrà pensare a come sostituire Lucca, che è squalificato. Oggi allenamento parziale per i titolari di Sassuolo, mentre chi non era sceso in campo ha svolto una seduta tecnico-tattica con esercizi aerobici a completare l'allenamento. Seduta personalizzata per Ebosele con Cioffi, che si è intrattenuto a lungo a parlare con l'irlandese. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.